Inizierei subito raccontandovi come sono stato coinvolto in attività di controllo della pandemia. Io, come lei ha ben detto, io mi sono sempre occupato di malaria, però con un aspetto particolare, in modo particolare sviluppando meccanismi di controllo. Quindi, in qualche modo, ho sempre avuto un interesse nel controllo. E tenendo presente sia aspetti di ecologia e di genetica, che devo dire la verità mi sono stati particolarmente utili in questa occasione, perché poi di fatto l'epidemia è principalmente un problema di carattere ecologico. Comunque, torniamo a noi. Tutto quanto inizia in Veneto, l'ultima settimana di febbraio, quando un paziente muore all'ospedale di Schiavonia. Questo paziente era residente a Vo, e immediatamente il giorno dopo l'ospedale viene chiuso e l'intera cittadina di Vo viene sigillata, cioè viene fatta una zona rossa, nessuno può entrare, nessuno può uscire, e la Regione Veneto, con una decisione del tutto estemporanea, molto probabilmente dettata dal panico, decidono di fare il test a tutta quanta la popolazione, cioè tutta quanta la popolazione di Vo viene sottoposta al tampone molecolare, e quindi improvvisamente si sanno esattamente quante persone sono infettate e quante no, e tutte le persone infette vengono praticamente messe in isolamento a casa. Questa è praticamente la situazione in Veneto al 2 marzo, e come vedete il cluster di Vo spicca per numero di casi, sono 88 casi. Però c'è una cosa che immediatamente salta all'occhio, e che praticamente quegli 88 casi rappresentano il 3% della popolazione di Vo. E devo dire la verità che a me era sembrata una enormità questo 3%, ma evidentemente è sfuggita all'attenzione dei più. Se noi consideriamo che il virus c'è un R0 di circa 2,5, questo significa che praticamente dopo 5 giorni stiamo praticamente a circa l'8%, dopo altri 5 giorni stiamo praticamente al 20-25%, quindi e siamo già al 4 marzo, e sono praticamente, ci ha fatto vedere Massimo i dati che noi vediamo in luoghi tipo Castiglione d'Adda, che fa parte di uno degli 8 comuni della zona rossa della Lombardia. A quel punto chiediamo immediatamente alla Regione Veneto di effettuare un secondo campionamento a Vo, perché siamo particolarmente interessati a capire l'effetto delle misure di contenimento e allo stesso tempo cercare di costruire le catene di trasmissione. E quindi effettuiamo un secondo tamponamento di tutta la popolazione a 10 giorni di distanza. E quindi adesso vi faccio vedere brevemente quello che abbiamo appreso da questo primo studio, e poi diverse direzioni che poi abbiamo intrapreso successivamente. Ecco, questa è la situazione che noi abbiamo fotografato in questi due survey. Cioè, la prima, praticamente, il primo survey, abbiamo praticamente una percentuale del 2,6% di persone infettate a Vo. Nel secondo campionamento sono 1,2%. Chiaramente questo non ci deve sorprendere, perché nel frattempo di 10 giorni molte persone sono guarite. Nel pannello di B vedete praticamente la stessa informazione rappresentata in modo diverso, invece che in percentuale rispetto alla popolazione. Questi sono numeri reali, sono 76 persone. Voi avete visto prima 88, perché Vo c'ha il comune, c'ha la residenza e c'ha il comune e diverse frazioni. Quindi nello studio abbiamo preso soltanto in considerazione le frazioni e soli residenti, perché poi praticamente in Italia bisogna distinguere tra residenti e domiciliari, insomma, e quindi abbiamo deciso di prendere soltanto i residenti, perché erano più controllabili. E quindi di nuovo nel secondo campionamento il numero delle persone positive diminuisce, e compaiono 8 persone nuove che non erano positive al primo campionamento. Queste sono persone che si sono infettate nei 10 giorni intercorsi, e chiaramente questi casi sono molto preziosi, perché a quel punto noi sappiamo esattamente chi sono i positivi e possiamo ricostruire tutti quanti i contatti. Quindi queste 8 persone hanno dato un contributo molto importante per capire chi trasmette l'infezione. Ecco. E un'altra cosa che è emersa immediatamente, dai primi giorni, è che la narrativa che ci avevano raccontato sia i cinesi che l'OMS, cioè che non c'erano asintomatici, di fatto non corrispondeva alla verità.
c'era il 41% di persone positive che non avevano nessun sintomo e la maggior parte di queste non hanno mai sviluppato sintomatologia. E quindi la percentuale di asintomatici varia tra il 38 e il 40-45%. Dati che poi sono stati confermati in una serie di studi successivi. Chiaramente la presenza degli asintomatici pone dei problemi giganteschi, perché se una persona chiaramente è positiva al virus, potenzialmente è in grado di trasmetterlo inconsapevolmente, non verrà mai identificato e quindi contribuendo in maniera drammatica alla trasmissione. E quindi ci siamo posti innanzitutto il problema della carica virale degli asintomatici, cioè se gli asintomatici avevano una carica virale paragonabile a quella dei sintomatici. E qui praticamente vedete un'analisi in RT-PCR che in scala logaritmica che misura le copie virali identificate con RT-PCR per due geni, in cui gli asintomatici sono in blu e i sintomatici sono in arancione. Come vedete, la distribuzione per i due geni in termini di copie, e quindi in qualche modo un surrogato della carica positiva, di fatto non cambia nei sintomatici e negli asintomatici. E quindi praticamente questo fa concludere che i sintomatici e gli asintomatici non differiscono per carica virale, quindi di conseguenza potenzialmente gli asintomatici sono in grado di trasmettere. Però ritorniamo indietro ai nostri 8 abitanti di Vo che si sono infettati tra il primo e il secondo campionamento. Qui abbiamo potuto chiaramente ricostruire esattamente che contatti hanno avuto e dove abitavano queste persone. E quindi voi vedete innanzitutto i nuovi casi, che sono praticamente segnati come paziente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alcuni erano sintomatici e altri erano asintomatici. E come potete ben vedere, ci sono pazienti sintomatici che si sono sicuramente infettati con contatti con asintomatici, scusate. Quindi praticamente, nel caso specifico, il paziente 2, che era un paziente sintomatico, ha avuto solo contatti con altre quattro persone che erano parenti e non avevano nessun sintomo, sebbene fossero positivi. Pazienti con sintomi, invece, per esempio, il paziente 5 e il paziente 8, per esempio, hanno avuto contatti di nuovo con persone senza sintomi. Uno un contatto con un parente fuori casa, un altro addirittura conviveva a casa con persone completamente asintomatiche. Quindi il risultato di questa indagine cosa ci dice? Ci dice che c'è una percentuale estremamente elevata di asintomatici. Gli asintomatici hanno una carica virale che in alcuni casi può essere elevatissima e sono in grado di trasmettere la malattia. Se voi ricordate anche alcuni dati che ci ha mostrato Massimo, a proposito della letalità, vedevamo che per esempio nella prima ondata l'Italia aveva una letalità del circa 12%, e questo è dovuto al fatto che mancavano i numeri al denominatore per due ragioni. Primo, perché si facevano pochi tamponi, e poi perché gran parte dei casi erano anche asintomatici. Quindi anche nel caso adesso, siccome non riusciamo in ogni caso a prendere tutti gli asintomatici, sicuramente la letalità penso che sia ancora sovrastimata di questa infezione. Scusate un attimo, questo non c'entra niente. Ecco, fatto. Non riesco ad attivare la freccetta. Ecco. Poi a voce c'erano tantissimi bambini e quindi abbiamo avuto il privilegio di avere una grande partecipazione sociale da parte delle famiglie che hanno portato tutti questi bambini a farsi testare. Quindi nel primo campionamento abbiamo testato 217 bambini e nel secondo 157 e abbiamo potuto dimostrare che anche bambini che abitavano, cioè condividevano la casa, sia nel primo che nel secondo campionamento con pazienti positivi e infetti sia sintomatici che asintomatici, praticamente erano totalmente negativi. Cioè nessuno dei bambini di Vo è stato mai positivo al tampone. Questo chiaramente non vuol dire che i bambini non si infettano, però calcolando la probabilità, i bambini hanno una probabilità, avevano nel caso specifico del virus che si trasmetteva all'inizio dell'epidemia in Italia, una probabilità di infettarsi che oscillava tra 1 a 20 e 1 a 30 volte inferiore a quella degli adulti. Poi abbiamo fatto anche un altro studio perché ci siamo chiesti qual è la probabilità
di infettarsi se si condivideva l'abitazione con una persona infetta. E quindi abbiamo calcolato l'odd ratio, perché chiaramente questo grazie ai nuovi casi di VO, e quindi praticamente 6 su 2 praticamente erano persone che condividevano la casa con persone infette. E questo praticamente dà un odd ratio superiore a 100, che significa che una persona che condivide l'abitazione con una persona infetta ha una probabilità 100 volte superiore a una che non la condivide di infettarsi. Badate bene che questi erano tutti dati disponibili già dalla fine di marzo, e alcune regioni hanno avuto la brillantissima idea di spostare i pazienti convalescenti ancora infettivi di SARS-CoV-2 nelle case di riposo, con conseguenze che potete immaginarvi. Ora, avevamo anche una situazione particolare, nel senso che avevamo praticamente due punti di prevalenza, uno il 27 di febbraio e uno il 4 marzo. E avendo due punti di prevalenza, di fatto è possibile in qualche modo ricostruire l'andamento della curva dell'epidemia. E quindi, di fatto, grazie al gruppo di Neil Ferguson e Ilaria Dorigatti, hanno elaborato un modello matematico per cercare di capire quali erano le condizioni epidemiologiche che hanno determinato il contagio a VO. In modo particolare, questo modello cerca di interpolare il livello di R0 e della finestra di infettività, che ricapitola in qualche modo l'andamento delle prevalenze ai 10 giorni di distanza. Quindi questo è un modello che prevede all'inizio tutta la popolazione suscettibile S e una frazione di persone infette in cui non è ancora possibile identificare il virus perché sono sotto soglia di sensibilità. Poi abbiamo una frazione di positivi asintomatici in cui è possibile identificare il virus, e poi questo si divide in due rami, che sono infetti sintomatici, infetti asintomatici, che sarebbero IS e IA, e poi abbiamo sintomatici in cui è possibile identificare non è più possibile identificare il virus, e ci abbiamo asintomatici in cui non è più possibile identificare il virus perché chiaramente è al di sotto della soglia di nuovo. E poi di fatto abbiamo persone che sono guarite. Questi valori che voi vedete, gamma, P delta, sono praticamente valori che indicano la finestra di infettività e praticamente la trasmissibilità della malattia. Quindi praticamente, modellando diversi valori di R0, che brevemente sarebbero per R0 2.1, 2.4 e 2.7, e diversi dei valori di 1 su sigma, che di fatto 1 su sigma è la finestra di infettività, cioè per quante persone, quanti giorni una persona rimane infettiva, si vede praticamente che il modello che intercetta i punti di prevalenza, che sono praticamente quei pallini verdi, blu e rossi, sia alla data del 24 febbraio che il 7 marzo, è praticamente il modello che ipotizza un R0 intorno ai 2.4 e 2.7, e praticamente una finestra di infettività tra 4 e 6 giorni. E chiaramente in questo modello, che è stato un modello più rifinito di quello che vi ho fatto vedere prima, tenevamo in considerazione sia i presintomatici che i sintomatici, che quelli che sono stati totalmente asintomatici. Ora, questo modello ci permette anche in qualche modo di interpolare il giorno, o presumibilmente la data, in cui la prima persona è infetta, è entrata a VO, e sulla base di questi modelli concordano nell'indicare che questa è stata probabilmente nella prima settimana di febbraio. Quindi tutto sommato in linea con quello che ci ha detto Massimo, che ha identificato l'entrata a VO probabilmente tra la metà e la fine di gennaio, in Lombardia tra la metà e la fine di gennaio. Dopodiché, noi abbiamo anche fatto un'altra analisi. A VO, la regione Veneto. Ah, no, scusate, prima che vado avanti su questa cosa, voglio finire un'altra cosa. Questo modello l'abbiamo anche utilizzato per capire quale sarebbe stato l'effetto, quale sarebbe stata la dimensione della pandemia se non si fosse presa nessuna misura. Quindi
Quindi praticamente questo che voi vedete sotto praticamente è la parte iniziale di questo modello qui, in cui praticamente c'è la trasmissione del virus senza nessun evento di mitigazione. Poi questa linea tratteggiata identifica il momento in cui sono state testate tutte quante le persone e iniziato l'isolamento. E questa è praticamente la dinamica dell'infezione secondo questo modello nel tempo, se non ci fosse stata nessuna misura di mitigazione. Cosa ci dice questo? Ci dice che praticamente a al 31, a fine praticamente marzo, se non si fosse applicata nessuna misura, probabilmente avremmo avuto circa il 75% della popolazione infetta e viceversa, la misura applicata ha permesso di ridurre l'R0 del 98%, quindi di bloccare completamente l'epidemia. Questo è documentato anche da questa diapositiva che di nuovo ho preso dai dati della regione. Se voi vi ricordate, una delle prime che vi ho fatto vedere faceva vedere che il focolaio più grande nel Veneto al 3 marzo era quello di Vo, e questa è la situazione praticamente a fine maggio. Vedete, a Vo erano 88 casi e 88 casi sono rimasti. Nel frattempo, nel resto del Veneto, probabilmente saranno stati un centinaio di casi, adesso sono praticamente quasi 20.000 casi, quindi praticamente a Vo, dopo che è stata applicata questa misura, non c'è stato più nessun caso. Quindi noi abbiamo pensato che era particolarmente interessante capire quello che era successo a Vo. C'è anche un'altra cosa da dire, e ritorno un attimo indietro, che il numero dei casi, che praticamente corrisponde all'area, cioè all'integrale di questo modello, prevede che a Vo, invece di 88 casi, si sono probabilmente infettati circa tra le 120 e le 140 persone. Perché? Perché se la data d'inizio dell'epidemia è intorno alla prima settimana di febbraio, è chiaro che al 24 sicuramente ci sono state delle persone che si sono infettate e che nel frattempo sono guarite. E quindi chiaramente è molto interessante capire chi sono queste persone e se è possibile identificarle. Quindi praticamente noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'analisi serologica a tutta la popolazione di Vo, proprio per capire se c'erano altre persone che nel frattempo si erano infettate e guarite prima che tutti quanti siano stati sottoposti a tampone il giorno 27 febbraio. Poi abbiamo fatto altri studi, cioè abbiamo analizzato il genoma di tutti i virus che sono stati identificati all'interno della popolazione di Vo. Non avrò il tempo di parlarvi di questa cosa oggi, e nel frattempo abbiamo fatto l'analisi genomica di tutta la popolazione di Vo. Anche di questo oggi non ho il tempo di parlarvi. E poi abbiamo fatto analizzato tutto il repertorio delle cellule B e T di tutte le persone di Vo. Comunque, torniamo alla serologia. Allora, quando uno fa un test serologico, inevitabilmente incorre un errore statistico intrinseco al test, cioè praticamente il numero di falsi positivi e il numero di falsi negativi, non avendo nessun valore standard a cui fare riferimento. Quindi praticamente noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo testato la maggior parte della popolazione di Vo con tre test, che sono Diasorin, Abbott e Roche. E praticamente, come voi vedete, chiaramente si vedono dei risultati diversi. Si vedono dei risultati diversi perché i test hanno diverse sensibilità, hanno diverse cut-off, e quindi chiaramente rimane un problema importante, cioè quale test utilizzare, perché poi questa scelta ha un impatto su tutto lo studio che vogliamo fare successivamente. Questa è praticamente la dinamica dell'andamento degli anticorpi, quindi sempre nel pannello A, nella colonna A sono Abbott, nella colonna B sono Diasorin, nella colonna D sono Roche e nell'ultima colonna, la C, nella D sono praticamente la sieroneutralizzazione. Come vedete, praticamente gli anticorpi rimangono a distanza di diversi mesi, nel caso specifico praticamente il primo campionamento è stato fatto a maggio e il secondo campionamento è stato fatto a novembre, quindi praticamente queste sono persone che si sono infettate all'ultima settimana di febbraio, quindi praticamente gli anticorpi rimangono a livelli importanti perlomeno per 8-9 mesi. Ah, interessante il fatto che questo, vedete, alcune ci sono delle linee rosse, cioè gli anticorpi in genere calano, ma in alcuni casi gli anticorpi aumentano. Ecco, nella maggior parte delle persone in cui gli anticorpi aumentano, si tratta di individui che hanno avuto contatti stretti o hanno condiviso l'abitazione con persone positive. In questo caso vediamo che c'è un boost della risposta anticorpale, e questo evidentemente significa che in qualche modo il microrganismo ha avuto modo di replicarsi e stimolare il sistema immunitario. Chiaramente
Sarebbe interessante sapere a questo punto se queste persone erano a quel momento positive per il tampone, per quanto tempo erano positive e a che livelli, perché chiaramente rimane particolarmente importante capire se una persona che ha anticorpi e protetta dalla sintomatologia è in grado di trasmettere. Ma ritorniamo al nostro problema, cioè chi è veramente positivo? Allora, noi abbiamo praticamente identificato tutta una serie di criteri per stabilire la cosiddetta coorte di persone sicuramente positive che si sono infettate. E allora, come abbiamo fatto? Abbiamo identificato diversi ground truth, che praticamente sono diversi criteri con stringenza decrescente. La prima è che positivo sicuramente una persona che aveva il tampone positivo, o che aveva la sieroneutralizzazione superiore a 40, o che era positiva perlomeno a due test sierologici. Cioè, se una di queste condizioni era verificata, chiaramente noi abbiamo considerato come quella persona che a un certo punto durante le prime fasi dell'epidemia si è infettata. Poi chiaramente, come vedete, il criterio diminuisce di stringenza perché abbiamo incluso contatti diretti con casi positivi e positività ad almeno un test sierologico. Quindi introduciamo qui un criterio di carattere epidemiologico. Successivamente introduciamo qualsiasi contatto con un caso positivo e positiva almeno a un test sierologico, e poi addirittura mettiamo che sono sintomatici e positivi a un test sierologico. Positivi, cioè sintomatici nel senso che avevano accusato una malattia simile influenzale durante la prima settimana di febbraio. Chiaramente diminuendo la stringenza aumenta la numerosità del campione. Allora, perché è importante questo? Perché a questo punto a Bo è stato fatto anche il contact tracing, cioè praticamente è stata, non so se voi vi ricordate, ma durante l'ultima settimana di febbraio c'è stata una frenetica attività di contact tracing per cercare il paziente zero, con la speranza di poter bloccare l'infezione sul nascere. E quindi praticamente a Bo noi praticamente abbiamo le informazioni dettagliate di tutte le attività di contact tracing effettuate dalla Regione Veneto. Tenete presente che in quel momento non c'erano altri focolai e quindi la Regione praticamente ha messo in campo tutte le forze che poteva per poter identificare il paziente zero e spegnere il focolaio. Quindi praticamente è stata fatta un'opera di contact tracing come mai è stata più fatta in Veneto, e quindi con una grande quantità e mole di informazioni. Quindi il nostro obiettivo era, se noi adesso sappiamo esattamente quali sono le persone che si sono sicuramente infettate, e molto probabilmente saremo sul ground truth A e B, e cioè diretto tra 125 e 147, forse riusciamo a calcolare per la prima volta qual è l'efficienza del contact tracing. Il contact tracing, come voi sapete, è una procedura che si basa sull'acquisizione di informazioni dalla persona infetta, e si identificano i cosiddetti contatti, e questi poi si isolano e si monitorizzano in quarantena. Quindi, di fatto, schematizzando, fondamentalmente avviene così: c'è l'investigazione del caso, c'è una persona che va a casa o contatta o interroga la persona sintomatica o infetta e chiede quali sono i contatti, dopodiché tutta la pratica passa ad un'altra persona. Questa persona ha il compito di contattare le persone identificate, invitarle a stare a casa, e poi tutta la pratica poi passa a un'altra persona che verifica che effettivamente queste persone stiano a casa e eventualmente dà assistenza in caso hanno bisogno di terapia o essere trasferiti in ospedale o hanno bisogno del dottore. Ora vedete bene che tutta questa pratica difficilmente è scalabile perché richiede una grandissima quantità di persone, si perdono tantissime informazioni perché non necessariamente chi sta male ricorda chi ha incontrato, e a volte può essere anche reticente. Non tutte le persone vengono identificate dal contact tracing e necessariamente non si hanno tutte le risorse per poter seguire tutte quante le persone in quarantena. Quindi abbiamo voluto verificare qual era esattamente l'efficienza del contact tracing a Bo e che cosa sarebbe accaduto se avessimo applicato soltanto il contact tracing. Quindi questo praticamente è una rappresentazione, che nel cerchio verde sono i casi del contact tracing, praticamente sono 178 contro 88 persone che sono positive
alla PCR, e questa è la ragione perché abbiamo fatto anche la serologia e cercato di capire quelli che erano effettivamente i veri positivi, perché questa informazione ci permette a questo punto di stabilire l'efficienza del contact tracing, perché non necessariamente una persona che era stata individuata dal contact tracing poteva essere positiva al tampone, per cui poteva essere nel frattempo guarita. Però noi adesso sappiamo che ci sono 125 persone che rispondono a tutti i criteri del cosiddetto ground truth baseline, cioè che sono o persone positive al tampone o sono persone positive a perlomeno a due test antigenici o persone che sono positive al test di sieroneutralizzazione. Quindi con una elevata confidenza noi possiamo dire che le persone che si erano infettate a VO sono perlomeno 125. Questo dà un'efficienza del contact tracing bassissima, intorno al 50%. Quindi a questo punto, e questo chiaramente adesso è anche in linea con altre osservazioni fatte, queste per esempio sono dei veri e propri casi studi fatti in Corea, dove praticamente c'è una persona infetta, vengono identificati i contatti che sono questi pallini blu nell'ambito della famiglia, nell'ambito dell'ambiente di lavoro, degli amici e così via, e poi questa informazione viene sovrapposta ad altre informazioni che sono state collezionate attraverso geolocalizzazione, riconoscimento facciale, movimento delle carte di credito, e si vede immediatamente che i contatti di questa persona si popolano di altri individui che non sono stati identificati prima. Ecco, se noi adesso a VO facciamo un'analisi retrospettiva e ci immaginiamo di aver fatto soltanto il contact tracing, possiamo finalmente capire che cosa sarebbe successo facendo il contact tracing. Allora, questa parte in rosso praticamente è quello che sarebbe successo. Questo è il modello che vi ho fatto vedere prima. Questa parte qui iniziale della curva è praticamente la dinamica dell'infezione fino al 24 febbraio, giorno in cui è stato imposto il lockdown e tutte quante le persone positive sono state isolate. Questa parte in rosso praticamente è la dinamica di infezione senza nessuna misura di contenimento. Questa parte in blu è esattamente quello che è accaduto. E poi qui vediamo cosa sarebbe accaduto con contact tracing a diversi livelli assumendo che le persone isolate potessero continuare in qualche modo a trasmettere. Quindi praticamente vedete che anche assumendo che tutte le persone isolate, cioè isolate attraverso il contact tracing, non trasmettessero nulla o trasmettessero poco, praticamente l'epidemia avrebbe colpito tra il 25 e il 40% della popolazione di VO. Quindi cosa significa questo? Significa in parole povere che il contact tracing anche nelle migliori condizioni non funziona. E questo spiega anche perché tutte le gli approcci basati sul contact tracing di fatto non hanno funzionato e non hanno impedito praticamente all'epidemia di ripartire. Questo praticamente è uno studio teorico che poi di fatto corrobora molto bene le nostre osservazioni, perché questo praticamente ti dice che efficienza del contact tracing devi avere per abbattere l'R0 sotto 1. E qui abbiamo il nostro virus intorno con un R0 intorno tra 2 e 2.5, e vedete che con un'efficienza del 40, tra il 40 e il 50%, che è praticamente nel migliore dei casi quella osservata a VO, praticamente il contact tracing non è in grado di bloccare la trasmissione virale. E questo chiaramente dà un supporto formale e matematico anche alle nostre osservazioni. Quindi praticamente nel migliore dei casi, con il contact tracing noi avremmo abbattuto a VO l'R0 tra 2.5 e 3, probabilmente intorno a 1.8, quindi ancora in grado di sostenere una trasmissione molto elevata. Viceversa, noi sappiamo che l'R0 l'abbiamo abbattuto del 98% e quindi siamo in questa situazione qui, e quindi non a caso a VO non c'è stato più nessuna persona infetta. A questo punto si pone un problema, cioè come è possibile trasferire l'esperienza di VO da un piccolo paesino a un'intera città, un'intera comunità? Sicuramente noi non siamo la Cina, non siamo Taiwan e forse nemmeno la Nuova Zelanda. Sono sicuro che molti di voi avranno sentito parlare che laddove si sono verificati dei casi in questi stati hanno testato intere città di decine e decine di migliaia di abitanti.
noi abbiamo pensato che questa, in qualche modo, questa esperienza tipo potrebbe essere traslata anche senza ricorrere a questi test massivi. In modo particolare, basta per capire quello che è successo. Praticamente noi ci abbiamo ogni individuo, chiaramente non interagisce con tutti, ogni abitante di Vo non è che interagiva con tutti gli abitanti di Vo, non è che ogni persona interagiva con 3.000 persone di Vo, anche se era un paesino piccolo. Aveva uno spazio di interazione che probabilmente era limitato da che cosa? Dalla famiglia, dagli amici, dalla scuola, magari dalla parrocchia, dalla chiesa e così via. Quindi praticamente abbiamo questo, dobbiamo immaginarci quindi che la trasmissione dell'epidemia avviene attraverso una serie di piani, proprio come se fosse, ecco, guarda, mi piace fare l'analogia di un edificio, cioè come se fosse uno spazio tridimensionale in cui veramente abbiamo proprio diversi piani, che ne so, che possono essere la scuola, l'ambiente di lavoro, gli amici, la famiglia, i vicini di casa, come se fossero veramente dei piani di un edificio e come questa diapositiva illustra chiaramente, con interazioni sia orizzontali che verticali. E la catena del contagio sta là dentro, cioè quei pallini viola altro che non sono che la catena del contagio, cioè c'è la persona che sta male, la persona che eventualmente ha passato l'infezione a questa persona e altre persone che evidentemente si sono infettate dalla persona sotto osservazione, cioè sono di fatto, si può ricostruire teoricamente all'interno della catena di contagio. Quindi, in alternativa al contact tracing, noi riteniamo che sia possibile invece fare un approccio completamente diverso che noi chiamiamo network testing, in cui qui vedete praticamente tutti questi centri che sono praticamente questi pallini neri e tutti intorno vedete pallini verdi e violetti e così via. Qui sono la somma di tutti questi pallini, sono praticamente lo spazio di interazione dell'individuo. Poi all'interno di questo spazio di interazione magari ci sono contatti stretti, pallini viola, ci sono contatti stretti che si sono infettati, ci sono pallini, ci sono contatti grigi stretti che non si sono infettati e poi ci sono altri contatti, diciamo, indiretti. Ora, fare il contact tracing qua dentro è un'impresa praticamente impossibile, però quello che è possibile, noi partendo dalla persona infetta, possiamo tranquillamente a priori, senza assumere nessuna conoscenza su chi effettivamente sia stato un contatto diretto o non diretto, praticamente testare tutti. E quindi in genere questo abbiamo calcolato che una persona normale nel giro di 5 giorni incontra circa tra le 20 e le 30 persone. Quindi di fatto quando l'Italia aveva 40-50 casi e la possibilità di fare a maggio 100-150 mila tamponi al giorno, sicuramente era alla portata del nostro sistema poter cercare di bloccare la trasmissione. Questa poi è una strategia che obiettivamente ha avuto successo anche in Corea e quindi è un peccato che questo studio che noi abbiamo fatto a Vo sia così citato e usato come razionale per fare questi approcci e in Italia non sia riuscito praticamente poi a traslare queste conoscenze in nessun approccio pratico. Ora, qui mi ricollego un attimo anche all'invito che ha fatto Massimo di parlare un pochetto di varianti, no? Allora, se parliamo di varianti, in qualche modo dobbiamo fare riferimento a quella che è la struttura del virus. Adesso non è che vi annoio moltissimo sulla struttura del virus, ma la maggior parte delle varianti sono dal punto di vista clinico interessano la propria genesi della proteina S, che è poi quello che permette al virus di riconoscere il recettore sulle cellule e di entrare all'interno delle cellule stesse. Vi parlerò però anche di variante di un altro gene, che è il gene N, che ha delle importanti implicazioni. Allora, abbiamo imparato che queste varianti, in modo particolare la variante inglese, e questo è il lavoro che descrive la dinamica di trasmissione della variante inglese. Non voglio entrare nei dettagli di questa figura che sono abbastanza complesse, però concentriamoci praticamente sul pannello C, questo qua di mezzo, e qui praticamente voi vedete colorate varie ceppi, varie varianti del virus, vari ceppi del virus, e vedete che praticamente questa qua in violetto, VOC 2020-1201, che sarebbe la cosiddetta variante inglese, vedete che praticamente nel giro praticamente di 2-3 mesi praticamente ha soppiantato tutte
tutte quante le altre, quindi praticamente in Inghilterra a fine dicembre l'80-85% delle varianti era praticamente scomparso e si riscontrava soltanto la variante inglese. Variante inglese che ha un R0 più elevato, laddove la variante tradizionale ha un R0 calcolato intorno a 2,63, la variante inglese ha un R0 calcolato intorno a 3,5. Ora, questo non ha tanto un impatto sulla capacità del vaccino di neutralizzare questa variante, perché sembra appunto che questa variante possa essere agevolmente neutralizzata dagli anticorpi diretti col vaccino, però pone un problema di soglia di immunità di gregge, perché l'immunità di gregge, cioè la soglia alla quale l'RT diventa uguale a 1, dipende direttamente dal valore di R0. Quindi maggiore è il valore di R0, maggiore è la soglia in cui si raggiunge l'RT uguale a 1, che nel caso del nostro variante inglese praticamente si sposterà intorno tra il 75 e l'80%, e questo chiaramente pone dei problemi di carattere logistico, forse anche di ordine politico, perché se si vuole raggiungere il 75% di protezione, chiaramente con un vaccino che ha una protezione del 90%, bisogna immunizzare probabilmente l'80% della popolazione, che non è poco. Quindi, sicuramente, se la variante inglese non è una minaccia per l'immunità indotta dal vaccino, sicuramente pone dei problemi di carattere più generali per il raggiungimento dell'immunità di soglia. C'è anche da dire un'altra cosa, che la variante inglese tende a infettare i bambini. Voi vi ricordate tra le prime diapositive che vi ho fatto vedere la variante che si trasmetteva in Veneto all'inizio di febbraio non infettava i bambini, ma voi vedete qui praticamente questo è il rapporto che c'è per classe di età tra variante inglese e altre varianti. E quindi praticamente voi vedete che in base a questo rapporto per classe di età la variante inglese tende di più a infettare i bambini da 0 a 19 anni. Quindi praticamente questo significa, quando sta sopra 1, significa che per classi di età è più frequente la variante inglese. Va bene? Quindi è sicuramente un problema questo, no? Perché probabilmente possiamo dire che questa variante in qualche modo ha sfondato questa nicchia, che in qualche modo era preclusa alla variante precedente, cioè praticamente la nicchia dei giovani tra i 0 e i 19 anni, e questo pone anche dei problemi poi di contenimento, perché se fino a poco tempo fa la scuola materna e la scuola dell'infanzia sono rimaste aperte senza porre grossi problemi, chiaramente adesso invece dobbiamo considerare anche il fatto che all'interno della scuola della materna e dell'infanzia possa trasmettersi significativamente la variante inglese, con conseguenze poi importanti per le persone che vivono, i familiari di questi bimbi. Vi ho detto anche di un altro classe di varianti della variante N. Perché? Perché la variante N praticamente hanno un impatto sulla capacità dei test antigenici di identificare il virus nei tamponi. I test antigenici sono basati sulla capacità di anticorpi monoclonali di riconoscere l'antigene N e di evidenziarlo in sistemi di immunocromatografia. Ora, e qui di nuovo devo in qualche modo ringraziare la mia esperienza nel campo della malaria, perché nel settore della malaria è stato sviluppato tantissimo tempo fa un test immunocromatografico estremamente efficace e potente, con una sensibilità molto simile a quella del microscopio. E chiaramente questo era un grande vantaggio, specialmente in ambienti rurali o praticamente al di fuori delle grandi città, dove è molto difficile avere un laboratorio attrezzato con un microscopio, avere un sistema di lateral flow dove si fa una puntura a un dito e si verifica se una persona è infetta, è un grande vantaggio. Ebbene, questo test, proprio per la sua sensibilità, accuratezza, ha avuto una grandissima diffusione, e dopo un po' il parassita ha sviluppato delle mutazioni che praticamente lo rendono invisibile al test. Quindi di fatto la pressione selettiva
sulla trasmissione ha di fatto creato, ha favorito varianti del parassita che sfuggivano al test. Ora, se noi facciamo un test diagnostico ai malati, cioè a persone che arrivano in ospedale a letto, noi non esercitiamo nessuna selezione, nessuna pressione selettiva, ma se noi usiamo i test come li stiamo usando adesso per screenare i sintomatici e bloccare la trasmissione, è chiaro che questa esercitiamo una pressione selettiva sul virus. E quindi praticamente noi, nel momento in cui la Regione Veneto ci ha chiesto di utilizzare i test antigenici per screenare i pazienti che arrivavano in ospedale, abbiamo posto in essere un piccolo studio per verificare se effettivamente questi test antigenici avessero la stessa sensibilità dei test molecolari. E quindi praticamente abbiamo testato circa 1.400 persone, che 1.150 venivano dal reparto del pronto soccorso e 284 dal reparto di malattie infettive. E praticamente abbiamo visto che 1.421 casi erano concordanti, cioè DnCoV, che praticamente test PCR, e ANCoV, che è il test antigenico, erano tutti e due negativi nel caso 1.379 casi. Abbiamo avuto 42 casi di concordanza nella positività, ma abbiamo 20 discordanti. In modo particolare abbiamo 20 discordanti in cui il test molecolare RT-PCR è positivo e invece il test antigenico è negativo. Questo è particolarmente evidente quando si studia e si studia la distribuzione normale, praticamente, dei valori di positività di questi pazienti. E quindi praticamente qui che cosa vedete? Vedete praticamente nella parte superiore sono la distribuzione per ECT, cioè che in qualche modo indica la carica virale, dei discordanti e dei concordanti. Quindi che cosa vediamo? Innanzitutto vediamo che i discordanti hanno un andamento bimodale, cioè abbiamo un gruppo, questo blu, che è sopra soglia, e quindi praticamente questi hanno una carica virale bassa e sicuramente è ragionevole pensare che non erano visti dal test antigenico, cioè hanno, come vedete, dei cicli superiori a 33, quindi a 33 cicli ha una carica virale molto bassa, e quindi questi, diciamo, rientrano all'interno delle specifiche del test che pone il limite di sensibilità intorno a tra i 32 e i 33 cicli. Quindi praticamente questi non li abbiamo considerati perché chiaramente erano al di sopra del limite di sensibilità. Però ci sono numerosi casi, e sono questi casi rappresentati da questa distribuzione qui in giallo, in cui sono discordanti, cioè sono gruppi di persone che sono positivi al test PCR molecolare, ma sono totalmente negativi al test antigenico. Quindi vedete, ma ci sono alcuni casi che hanno dei valori in CT intorno a 15, quindi non è giustificabile la negatività sulla base della mancanza di sensibilità del test antigenico. E quindi praticamente, dopodiché abbiamo fatto tutta una serie di analisi per calcolare effettivamente qual era la sensibilità di questi test antigenici, la specificità, il valore predittivo positivo e negativo, e praticamente vedete che, al contrario di quello che questi test antigenici dichiarano, loro dichiarano una sensibilità intorno al 92%, di fatto la sensibilità non è mai superiore al 70%, il valore predittivo positivo allo 0,01 è praticamente del circa 50%. E chiaramente la sensibilità aumenta, chiaramente diminuendo il valore dei cicli, cioè aumentando praticamente la carica virale, aumenta la sensibilità. Vabbè, questo chiaramente non è sorprendente. Dopodiché ci siamo posti il problema se c'era una relazione tra l'inizio sintomi e il giorno del test, per verificare se in qualche modo il campionamento era c'era un bias di campionamento, ma come potete vedere voi, praticamente sia per il gene S che per il gene RF, praticamente non esiste un aumento di sensibilità aumentando o diminuendo la distanza di giorni tra l'inizio sintomi e il momento in cui è stato fatto il test.
Cioè, l'unica cosa che si può dire è che le persone che sono state testate proprio molto vicino all'inizio sintomi tendono ad avere una carica molto elevata e quindi vengono meglio identificate dal test antigenico. Ecco qua, comunque. Allora, a questo punto ci siamo posti un problema. Abbiamo sequenziato praticamente tutti i campioni che erano discordanti, per vedere se c'erano delle mutazioni nel gene S. Allora, qui vedete nella parte di sopra sono praticamente discordanti, che sarebbero praticamente ANCoV negativi e DNPCoV positivi, e qui praticamente sono i concordanti. Ecco, guardiamo prima i concordanti. Come voi vedete, i concordanti rispetto praticamente alla sequenza 1, che è questa qua sopra, praticamente non hanno quasi nessuna mutazione. Si osserva qui qualche mutazione sporadica in posizione 220, una valina per un'analina, ma come vedete praticamente il resto della sequenza è identico. Badate bene che queste sequenze evidenziate in grigio sono sequenze che sono note perché funzionano come epitopi per gli anticorpi monoclonali che vengono utilizzati nei test diagnostici. Se andiamo a vedere i discordanti, invece, ci accorgiamo di una cosa molto interessante, cioè che possiamo riconoscere dei veri e propri pattern all'interno dei discordanti. Per esempio, abbiamo una sostituzione qui in tre casi di un'alanina e di una treonina, che è una sostituzione abbastanza distruttiva. In altri casi abbiamo di una prolina per una serina, che praticamente è una sostituzione drammatica dal punto di vista biochimico e così via. E poi tutta un'altra serie di mutazioni in una regione che è di nuovo molto vicina all'altro epitopo. Questa mutazione A per V, che è praticamente presente anche in questi, probabilmente non gioca nessun ruolo perché non sembra sia né necessaria né sufficiente. E a questo punto ci siamo chiesti un'altra domanda, ma se questi test antigenici non riescono a riconoscere queste varianti, prima di tutto se è un problema del test che abbiamo utilizzato all'inizio, e poi se effettivamente queste misure su larga scala hanno un impatto nel selezionare varianti. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, è che abbiamo alcuni di questi isolati, li abbiamo in cultura e abbiamo utilizzato le culture per vedere se venivano riconosciute positivamente dai test antigenici, e la risposta è no. Mentre i test antigenici riconoscono superantanti cellulari di queste culture, non riconoscono questi. Quindi evidentemente non è soltanto un problema di un test di una particolare marca o prodotto di un test antigenico, ma evidentemente è un problema comune ai test antigenici, molto probabilmente perché utilizzano gli stessi tipi di reagenti. Ritornando invece alla frequenza delle varianti, quindi abbiamo analizzato la frequenza di tutte le varianti, sia quelle che erano associate con una distruzione della capacità di essere riconosciuta dai test antigenici che stanno praticamente alla vostra sinistra, e quelle altre invece che non avevano nessun effetto, come per esempio la mutazione A220V. Quindi praticamente voi che vedete la frequenza per mese della variante in Veneto, in Italia e in Europa. Per esempio, la mutazione D348Y è una mutazione rarissima e di fatto è sporadica e non è evidentemente una mutazione estremamente distruttiva e che non comporta nessun vantaggio, e quindi praticamente è un reperto occasionale. Probabilmente questi virus hanno una fitness bassissima. Nel caso specifico, la A220 è una mutazione che abbiamo visto è presente in tutte le varianti, e come vedete praticamente è una variante che è comparsa a fine luglio, all'inizio di luglio, voglio dire, ed è progressivamente aumentata in Europa, in Italia e in Veneto. Questa è un'altra. Ora, chiaramente vedete che sono interrotte in alcuni casi perché, come aveva detto anche prima Massimo, in Italia non c'è un numero molto elevato di sequenze, quindi chiaramente in modo particolare in Veneto durante alcuni mesi non sono state fatte sequenze, quindi praticamente abbiamo dei gap. Però la cosa interessante invece è questa variante qua, che sarebbe la M234I A376T. Che cosa vediamo in questa variante? In questa variante vediamo che innanzitutto è comparsa a settembre, è comparsa in Europa e in Italia hanno seguito praticamente lo stesso andamento,
è leggermente aumentata fino a raggiungere probabilmente l'8%, poi progressivamente in Italia e in Europa questa variante è diminuita e viceversa in Veneto è aumentata. E badate bene, il Veneto è la regione che ha fatto un uso massiccio di test antigenici, al punto tale che in Veneto su tre tamponi, due sono antigenici, quindi praticamente farebbe pensare come se questa variante effettivamente abbia avuto un vantaggio selettivo a diffondersi per il fatto dell'uso indiscriminato di questi test antigenici che nulla rilevavano. Nel caso delle altre varianti. Professor Crisanti, mi scusi, per questioni Sì, proprio ho di finito, era tempo. l'ultima diapositiva. Ecco, grazie. Può avviarsi alla Sì, no, conclusione. questo ho finito dicendo che praticamente questi risultati ci fanno pensare come le varianti hanno un impatto sia nella R0 sia nella capacità dei vaccini di riconoscerli e di neutralizzarli, ma anche sulla nostra capacità di identificare le infezioni. Grazie per la sua conferenza.